Salve e buongiorno. Anche oggi andremo ad aprire altri pacchettini arrivati gratuitamente tramite il programma Amazon Vine. Ricordo che in descrizione troverete link a tutti i prodotti che vedremo in questo unboxing. Questi sono i nostri pacchettini di oggi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e li andremo ad aprire insieme. Partiamo dal primo pacchettino. Di solito in questi troviamo abbigliamento o scarpe. Andiamo ad aprirlo. Addirittura sottovuoto. Ok, c'è una lettera di ringraziamento per l'acquisto e che ci spiega che per la sicurezza della spedizione hanno messo il prodotto sottovuoto. Vediamo un po', è un accappatoio. Andiamo ad aprirlo insieme. Oh, come morbido. Sembra un peluche. Completamente rosa, abbiamo la sua cintura. Vediamo se ci sono indicate i materiali, ma ne dubito. No, non è indicata nessuna etichetta all'interno. Ah sì, eccola qui. 100% poliestere, però è bello morbido. Di un bel colore rosa. Andiamo oltre. Prossimo pacchettino. Marchio Elis e Lilly, che è un brand Amazon. Qui dice slip da donna. Andiamo a vedere. Materiale 78% poliamide e 22% elastane. Parte superiore in pizzo, molto lucido ed elastico. Cuciture ben fatte, ma ormai abbiamo già visto altri prodotti di Iris e Lilly che sono molto molto curati. Passiamo oltre. Altro piccolo pacchettino.
apriamo un cavo HDMI 2 metri con risoluzione fino a 4K. Apriamolo. I contatti sembrano ben resistenti, non sono quelli che si piegano solo toccandoli. Cavo bello spesso. Andrò poi a provarlo. Pacchettino, questa volta questo qui è in una busta di carta. One lens. One piece, triangle. Insert concave brake pads. Abbiamo questo supporto in silicone da inserire all'interno dei reggiseni, è enorme, da inserire per fare volume. È morbido, ma è davvero enorme e pesante. Non c'è molto da vedere, quindi andiamo oltre. Apriamolo. Dicuno. Vediamo un po' cosa abbiamo all'interno. Sono delle lampadine 5 watt da bianco freddo 5000 K, non dimmerabili, 400 lumen. Andiamo a vederle. La carina con questo color oro sopra il nero. All'interno troviamo un piccolo libricino che ci dà delle informazioni sulle lampadine, piccole informazioni sulla società di Kuno e essenziali informazioni che ci aiutano a comprendere cos'è lo spettro dei colori e come è formato. Inoltre, se vogliamo approfondire, abbiamo un QR code che ci fornisce ulteriori informazioni. Credo rimandi al loro sito. Poi abbiamo una lettera di ringraziamento e varie tipologie di lampadine, credo siano quelle da loro prodotte. E queste sono scatoline con le lampadine. Quindi all'interno di questa confezione abbiamo 6 lampadine. Le caratteristiche indicate su ogni confezione. Queste sono le lampadine, eccole qua. Con attacco V10.
ben fatte, poi andavo a vederle se funzionano tutte quante. Non sono propriamente leggere, però non vedo materiali scadenti. Ogni lampadina è nella sua scatolina e a sua volta all'interno di una piccola confezione in plastica. Hanno fatto di tutto per evitare che si rompessero durante il trasporto. Bene. Andiamo via queste. Questo è il nostro pacchettino, vediamo cosa troviamo all'interno. Abbiamo una lampada, proiettore, controllo remoto con un telecomando. Apriamo insieme la scatolina. In questa piccola scatolina troviamo manuale, cavo USB, micro USB, cavo audio da 3.5, telecomando, che l'apertura si è già piegata, quindi immagino non sia proprio di grande qualità la plastica utilizzata. Alimentato da due batterie, sembrerebbe doppia. Non si capisce e non c'è indicato. Vediamo se è indicata sulla confezione, così le prendo e proviamo insieme. Qui no, non c'è scritto. Batterie tripla A. Ok, vado a prenderle e le proviamo. Proviamo questa lampada. La lampada. Ha uno slot per la micro SD, slot AUX e uno slot per l'alimentazione. Ha necessità di essere alimentata? A quanto pare sì. Quindi devo prendere anche un power bank. Quindi ora abbiamo tutto. La parte superiore in vetro della lampada è fatta tipo ad onde. È possibile rimuoverlo. C'è anche una seconda parte sempre ad onde. Qui c'è della colla. Agganciamo l'alimentazione.
Questa è la lampada. Emette anche dei suoni. Questa parte si muove. Suono delle onde, quindi questa parte si muove per simularlo. Proviamo a spegnere la luce e vediamo se si vede qualcosa. Applichiamo anche l'altra copertura. Dovrebbe essere come il fondo del mare. Dal basso, guardando verso l'alto. È possibile switchare i suoni attraverso i due pulsanti sopra. Tramite ingresso AUX o micro SD è possibile usare la nostra musica. Andiamo a vedere cosa possiamo fare con il telecomando. Possiamo ovviamente accendere e spegnerla, mettere in pausa la rotazione, modalità flash. Cosa fa? Cambia colore. Possiamo ovviamente stoppare la parte musicale, mettere un timer di spegnimento, 1 ora, 2 ore o 4 ore. Praticamente sul telecomando, a parte il timer, che in più possiamo fare, e la rotazione, possiamo fare esattamente le stesse cose che sono presenti alla base di questa lampada. È possibile tenere fissa una colorazione, forse? Vediamo. Sì. Non c'è altro da aggiungere. Questo era l'ultimo prodotto di oggi. Quindi ricordo che tutti questi prodotti sono stati ricevuti direttamente tramite il programma Amazon Vine. In descrizione troverete link a tutti questi prodotti che abbiamo visto oggi nell'unboxing. Non mi resta altro che augurarvi buona serata e alla prossima.